Sei impennato. Frane, hai visto come salta sto? Non lo sento proprio. Ha le doppie sospensioni. Questo veramente ammortizza bene. Vediamo come reagisce. Ho preso anche una cacca. Questo è più potente. Guardalo come si è messo. Potrebbe fare tranquillamente 50 km orari. Rispetto al B50 riesce ad attutire fossi tranquillamente. Vabbè, pure se parli piano, c'hai il microfono, ti sento. Ragazzuoli, bentornati sul canale, ragazzi. Oggi siamo in compagnia di Emanuele e lui non ha la faccia, quindi come ti chiami? Gianfranco, siamo in compagnia di Gianfranco. Già avete capito dal mood e dalla situazione. Ci sono un bel po' di scatoli. Per il momento iniziamo ad aprire lui. Ta-da! Coltello per le cozze. Ta-da! Ragazzi, già avete visto lui in un video passato ed oggi andremo a metterlo a confronto con il modello nuovo SC... no, S65C. Oh, mi sono imbrogliato, mi posso imbrogliare? Dai, con l'S65C. Parliamo sempre di Navi, la stessa casa produttrice che produce gli Xiaomi. E infatti si interfaccia anche con la stessa applicazione. Beh, ma lo vediamo tra poco. Andiamo ad aprire. Sei pronto? Mi sono fatto male. No, vabbè, non avevo saldo in mano il coltello. Sono io un... Bello! È molto più grande di questo. Il bello di questo è che non ho visto nemmeno i video. Cioè, non sono minimamente preparato. Cioè, conosco le caratteristiche perché l'ho visto dal sito. Allora, tu sai come funziona? Qui... lo so, però dentro ci sono un paio di attrezzi. Però non ci interessa. Questo serve. Le batterie sono sicure, questo nemmeno. Ciao, ma è colpa di testa. Questo è il caricatore, non lo possiamo lanciare perché se no si rompe. Questo ci serve. Questo non ci serve. No. Ah, no. Correte! Dai, andiamo a sfilarlo. Il bello di questa azienda è che arrivano già montati. Sono gli unici monopattini che non rischi di farti male. Tipo come la dici. Cioè, quello è finito. Mi devi dare solo il libretto delle istruzioni, Giuseppe. No, per le istruzioni. No. Questa è una vita. Non credo sia una vita. Questo serve per fumare. 1 minute 37 seconds later. Ragazzi, qua sta piovendo. L'unboxing si fa domani. Per voi sarà un secondo. Siamo ritornati in gioco, ragazzi. C'è un nuovo personaggio. Siamo appena tornati alla palestra. C'è Antonio con noi. Ci eravamo fermati. Dovevamo abitare alle viti, giusto? Later. Allora, ragazzi, parto col dirvi che qui abbiamo il Navi V50, qui abbiamo l'S65C. Caratteristiche importanti, cioè ci sono un po' di differenze. Qui abbiamo un monopattino che non supera i 20 km orari, non ha sospensioni. Ma adesso vabbè, vi faccio vedere questo qui. Ci abbiamo un picco di potenza un po' più importante, 65 km di autonomia. E poi questo lo lanciamo. C'ha le doppie sospensioni. Ma cambia un sacco. Questo veramente ammortizza bene. Questo è molto più solido, più rigido rispetto a quest'altro che c'è. Vi faccio vedere un po'. Da come potete vedere già la grandezza è completamente un'altra. E da come posso dire è anche molto più solido. Lo sterzo è un po' più ampio. È anche molto più alto rispetto a quello. Sì, c'è un 20-30 cm di altezza in più. E adesso, ragazzi, casco in testa e andiamo a vedere realmente le differenze tra il V50 e l'S65C. Andiamo a metterli un po' a dura prova con i nostri vari test un po' pazzarelli. Ragazzi, per farvi capire la figata dell'app di Xiaomi, mi imbroglio. Xiaomi. Come parli adesso? Questa è l'app di Xiaomi, manutenzione gomme, perché ho le gomme leggermente sgonfie. Cioè, adesso da qui andiamo a controllare tutti i parametri, 52%, corrente 34%. Ah, possiamo fare 34%? 4 km, ti dice pure quanti chilometri puoi fare con di autonomia. Wow, aiuto, bellissimo. Luce posteriore. Guarda che figata! Posso accendere dall'app e la posso spegnere dall'app. È bellissimo. Risparmio energetico basso, alto. Beh, mettiamolo basso e adesso andiamo a spremerlo per bene. Possiamo già notare che quello di Emanuele, avendo le sospensioni rispetto al V50, riesce ad attutire fossi tranquillamente. Cioè, ti fai saltelli in verità. Ragazzi, prima ancora di divertire, un attimo. Ragazzi, primo sparo. Naturalmente Emanuele è più pesante di Antonio. Anche il monopattino è più pesante. Però andiamo a vedere un po' in partenza. Anche un po' la gomma sgonfia. Però è più potente, questo è vero. 3, 2, 1, via.
Si vede la potenza, anche il peso in più lo fa vincere. Vai, è potente, molto più potente rispetto a V50. Ma adesso dobbiamo scoprire in salita quanto fa. Adesso salgo io in sella. Ragazzuoli, adesso test di velocità. Il brutto è che si ferma a 20 km orari perché è omologato, ragazzi. È una tragedia nella tragedia. Cioè, questo spingerebbe un casino, c'è una ripresa assurda. Però le sospensioni fanno paura, Anto. Non sento un dislivello, oh. Anzi, posso saltarli. Salta. Non fate i salti. Bravo, non fate i salti. Partenza, ci sei? 3, 2, 1, via. Oh, parti. Questo è più potente. Però il problema è che si ferma a 20. O siamo tutti e due alla stessa velocità. Ma è il peso solo che ce la gioca. E questo è molto più pesante. Guardalo come si è messo. I'm fast as fuck, boy. Sta recuperando. Mi metto anch'io così. Ma io sono molto più pesante di te. Oh, io mi spiego col piede. No, God! No, però, allora, ragazzi, sicuramente per la mobilità urbana questo è 10 volte migliore rispetto a quello, perché è molto più stabile e più pesante. Però questo fatto che rimangono a 20 km orari non si può vedere. Io accetto giustamente le limitazioni per strada, ma almeno portarlo a 25 km orari, perché così è vero che io devo stare a destra della strada, ma rallento il traffico, cioè, perché sei troppo piano, a causa dell'omologazione. Che amarezza. Potrebbe fare tranquillamente 50 km orari come tutti quelli non omologati che ho io a casa, ecco, aperto, e che avete visto sul canale. È arrivato Salvatore, vogliamo fare uno sparo contro il Beverly? Ragazzi, Fossi, tutto, vai, vediamo come reagisce. Ho preso anche una cacca. Olè! Li potete fare i salti. Adesso andiamo a vedere il V50 se resiste. Sei pronto? Sei impennato. Questo c'ha la trazione dietro e il freno avanti, e dietro c'ha il freno motore, però nel momento in cui vai a frenare ti blocca. Quindi non si può impennare se non di equilibrio, ragazzi. Impenniamo tutto, però. Siamo umili. Ma vuoi farlo tu? Ma io, Manuele pesa 90 kg, 100 kg di muscoli. È tipo un pitbull. Oh, l'ha fatto, ma è rigido, si sente che è rigido. Cioè, io questo lo posso scendere tranquillo, appo? Non lo sento proprio, non lo sento. Lì ti distruggi, cioè, ragazzi, vabbè. Si sapeva sicuramente, anche il prezzo è differente rispetto al V50. Parliamo quasi del doppio del prezzo, quindi... Ci aspettavamo molta qualità in più rispetto all'altro modello. Fra, hai visto come salta, sto? Finale in corsa, riesce a saltare. No, mi ammazzo. Sì, la fortuna sua è che il peso, essendo più leggero, giustamente riesce a superare. Ma anche il monopattino è più leggero, e stai parlando che questo, ragazzi, questo penso pesa un 10, massimo 12 kg. Qua siamo almeno a un 27-30 minimo, voglio. Non ho visto le caratteristiche, fatemelo sapere voi nei commenti. Il produttore che produce, sì. Salvatore non si vuole far riprendere. Andiamo a vedere un po' di conclusioni. Come già detto e ridetto, le sospensioni cambiano tutto, molto più potente. L'unica cosa che mi dà un po' di pecca, sicuramente frena e frena benissimo, però il freno a disco l'avrei preferito anche lì. Anche però un'altra cosa a suo discapito: qui ci abbiamo un motore anteriore e qui abbiamo un motore posteriore. I sensori sono molto potenti, agisce bene nel momento in cui vai a toccare il freno, vai a decelerare. Ragazzi, quei 20 km orari serve a fermare, cioè, aiuto, frena. Oh, ma che cacchio ridete? Piace al pubblico, vai, tutte le volte che... mordente, è bello. No, riesce a frenare bene. E non te lo aspetti. Che poi è pesante, ti ripeto. Cioè, non è che è leggero. In conclusione, per scelta personale, ragazzi, sceglierei sempre l'S65C. È sicuramente un po' più scomodo da portare in giro rispetto al V50. Però, ragazzi, cioè, per quello che ci voglio fare io con un monopattino, penso che ha più sicurezza, è più affidabile, è più resistente. Quello non che sia cheap, perché devo dire la verità, ragazzi, rispetto a tante cinesate che ho provato, questi si vede che sono per una produzione più seria, tengono cura del dettaglio, tanti piccoli particolari, l'app è fatta veramente bene. Però è una scelta personale, ripeto, scegliere sempre l'S65C. Fatemi sapere anche voi nei commenti che scooter scegliereste. Scooter, boh, chiamiamoli anche scooter. Non puoi chiamarli e-scooter, electric scooter, o monopattina. Cioè, ragazzi, vi lascio il link in descrizione con un piccolo sconto. Fatemi sapere nei commenti quale scegliereste tra l'S65C e il V50. Noi ci becchiamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale. Ciao!